questo incontro, però io dopo tutto questo che stiamo dicendo è una situazione che noi stiamo parlando di una situazione che ogni cosa che noi incominciamo a parlare come sindaci poi ci troviamo di fronte gli organi superiori a noi che non risolviamo niente. All'ultimo portano sempre i primi responsabili di queste cose, perché il mirino principale sono i sindaci dei comuni e le amministrazioni che l'amministrano. Il momento di fare io tutto quello che vogliamo fare, sono d'accordo, però su tutte le problematiche l'unica cosa positiva di questo incontro è che c'è l'unione tra i comuni e incominciamo a parlare tutti quanti insieme su qualsiasi tipo di problematica. Vedi il Parco Vesuvio, vedi il problema abbattimenti. Il problema è questo: noi dobbiamo fare una proposta che ci incominciano a sentire, ci incominciano a dire sì, il tavolo tecnico, andiamo sul tavolo tecnico, mettiamo i rilevatori sulle superzioni, chiamiamo i vigili per mantenere, perché quanto succede il problema? Non c'è la responsabilità che quello andava piano oppure quello aveva preso la multa. Oggi c'è una proposta che, secondo il mio punto di vista, io l'ho detto anche pubblicamente, che metto sul tavolo, sui tratti dove c'è la doppia corsia, di mettere un guardaraglia al centro della strada, perché è là che succedono gli incidenti mortali, perché là muoiono le persone e noi stiamo sempre a dire che quello è un cimitero, è una strada di un cimitero, è una strada che muoiono tutti i cittadini. Però là uno va a 40 all'ora, dall'altra parte una distrazione di una persona, all'improvviso si trova sull'altra corsia, al momento succede, e questo è il problema essenziale. Allora una mia proposta che metto sul tavolo è quello là di impostare presso l'ANAS, la prefettura e tutti gli organi competenti che in questo momento sulle strade a doppia corsia, dove non c'è la doppia corsia, dove di mettere un guardaraglia a centro e andare più piano. Secondo me questa è l'unica soluzione che noi in questo momento, fin quando, come diceva giustamente il sindaco di Ottaviano, aspettiamo i finanziamenti fanno i lavori, ma mentre fanno questi lavori, mentre fanno tutto quello che debbano fare, noi siamo fra poco a piangerci altri guai che succedono su quella superstrada. Allora una proposta che loro ci debbano venire incontro è che sulle strade dove non c'è il guardaraglia, sulla doppia corsia come il tratto di Terzigno Bosco Reale, perché vedete, se noi facciamo una valutazione dove hanno fatto la doppia corsia, là non succede più nessun incidente mortale. Su quello, io mi trovavo l'altro giorno che andavo a prendere la rotta, fece un incidente prima di imboccare l'autostrada di Palma Campania, due ragazze con una distrazione si urtarono, una andò vicino al guardaraglia, un'altra ragazza là, però fortunatamente non ci furono incidenti mortali perché dall'altra parte non venivano macchine. Allora io, la mia proposta è questa, perché è una proposta che loro la possono prendere in considerazione e possiamo dare un inizio, che noi tutti quanti insieme andiamo un risultato per il nostro territorio, poi per tutto quello che dobbiamo fare, il tavolo di metterci insieme tutti quanti, di fare giustamente che venga, che tutti quanti ci vendiamo su questo. Se no facciamo le solite cose, l'unica cosa che abbiamo fatto, che ci siamo messi tutti quanti insieme, qua sono i sindaci che sono presenti, Parco Vesuvio, la prima volta che tutto il Parco Vesuvio, per prendere delle decisioni, l'abbiamo presa tutti quanti insieme, senza guardare il colore politico di nessuno. Abbiamo deciso di fare un'iniziativa per cercare di restare sui nostri territori, perché oggi, come diceva pure Peppe, oggi c'è una situazione terribile su tutti i territori. Allora io in questo faccio questo tipo di impostazione e chiedo che queste cose qua, che ci cominciano ad ascoltare, dobbiamo fare anche degli incontri importanti e dobbiamo dare delle frenate, e come è successo anche e succederà quelli sui nostri territori dove ci sono, e siamo gli unici territori in tutti i territori che in un momento di crisi del genere, di tutti quanti, incominciamo con gli abbattimenti, e noi ci troviamo che la procura, tutti i sindaci procure, cose che ci vanno arrestare tutti quanti per colpa di questo, non prendono una decisione. Allora se è in mano a noi questa cosa, io faccio una proposta fattibile, che da qui a un mese risolvano il problema. Grazie.
Grazie, grazie Sindaco, sicuramente nessun problema può essere delimitato all'interno dei limiti di territorialità di ogni comune ed è per questo che oggi il Comune Ottaviano ha organizzato con il vostro aiuto e con il supporto delle tante amministrazioni senza guardare il colore politico, le problematiche sono comuni. Permettetemi di ringraziare a tal proposito il Presidente di Somma Vesuviano, la dottoressa Esposito che mi ha affiancato nella determinazione di alcune scelte per questo Consiglio e vedo nella sala alcuni consiglieri che saluto di San Giuseppe Vesuviano, Borriello e Casillo, il Vice Sindaco di Poggio Marino Annunziata. Si è iscritto a parlare il Sindaco di Nola, il Dottore Geremia Biancardi, a cui passo la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio il Sindaco di Ottaviano per l'invito. Nola, diciamo, non è pienamente coinvolta, ma è comunque direttamente coinvolta per due motivi. Prima perché c'è una nostra frazione, Piazzolla, che conta 8.500 abitanti, il cui territorio insiste proprio nelle adiacenze della strada della morte, e anche per quello che diceva sempre il sindaco di Volla, che in ogni caso oggi l'utenza anche di questa parte del territorio vesuviano è tutta spostata verso l'ospedale di Nola, ragion per cui questa infrastruttura diventa necessaria adeguarla anche per tali motivi. Noi come territorio nolano siamo abituati oramai da anni a ragionare tutti insieme, Luca, ed è questa la strada, perché una sola voce non porta assolutamente a niente. Peggio ancora se si fanno battaglie di colore politico su questioni che invece interessano la gente, perché si fa chiaramente la comodità di coloro che non vogliono fare niente o che comunque in qualche modo non possono fare niente. Quindi io direi che bisogna fare un tavolo comune, bisogna costringere proprio tutti coloro che sono chiaramente i soggetti che devono fare qualcosa a sedersi al tavolo e a farlo, e mi dispiace che stamattina qui non ci siano i parlamentari, perché sono loro che dovrebbero, però sono loro che praticamente dovrebbero in qualche modo costringere il governo a prendere quelle iniziative necessarie per poter poi fare tutto quanto si debba fare. Quindi io penso che la strada sia quella di essere tutti uniti e di costringere tutti a sedersi al tavolo, e chiaramente una delegazione dei comuni devono necessariamente far parte di questo tavolo, procedendo prima ad un primo adeguamento in materia di controlli, di quelle prime cose che si possono fare, e poi chiaramente pensando anche a medio termine ad un adeguamento della stessa statale dal punto di vista proprio infrastrutturale, che comunque è necessario. Grazie. Grazie Sindaco. Si è iscritto a parlare il Sindaco di Cercola, l'Avvocato Fiello. Prego. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare il Sindaco di Ottaviano per l'opportunità che ci ha dato stamane, esprimendo a nome della mia comunità il cordoglio nei confronti delle vittime e di tutte le vittime che purtroppo oggi di fatto poi ci hanno dato l'opportunità di poter discutere di un problema che quotidianamente noi viviamo, perché tutti i sindaci che sono presenti in modo diretto o indiretto frequentiamo questa statale, e di fatto ogni giorno che la percorriamo ci rendiamo conto che tutto è tranne che una strada, perché non ha le caratteristiche di una strada. I colleghi che mi hanno preceduto hanno sollevato ed evidenziato quali sono le problematiche, è inutile tornarci, bisogna essere propositivi, abbiamo una responsabilità di governo, una responsabilità amministrativa, e chiaramente la provocazione della chiusura è quella che ad ogni tragedia è il nostro primo, da un punto di vista emozionale proprio, la prima considerazione che ci viene da fare, siccome non abbiamo gli organi sovracomunali che ci aiutano a risolvere questa problematica, è quella di chiedere la,
quantomeno di ipotizzare la chiusura della strada. Però è chiaro che poi la nostra responsabilità ci chiede altro. E oggi è inutile fare considerazioni di chiamare il sorpassometro, l'autovelox, perché tutti questi sistemi informatici necessitano comunque di un supporto di risorse umane e risorse economiche. Bisogna partire dall'incipit della questione, bisogna creare sinergie tra i comuni, questa è l'unica strada, secondo me, percorribile in questa fase, creare un'unione tra i comuni interessati, cercando di coinvolgere la polizia municipale di ogni ente, così come prima qualche mio collega sosteneva, per un semplice motivo: io ho circa 20.000 abitanti e ho 10 vigili urbani, quindi veramente ci sono delle difficoltà oggettive. Andiamo quotidianamente a confrontarci con dei problemi che difficilmente riusciamo a risolvere se non portiamo un attimino questo problema al di là delle mura domestiche, dobbiamo andare al di là della nostra, delle nostre città. Io ritengo che il ministro Lupi non può fare orecchie di mercante rispetto ad una problematica del genere, chiaramente sotto il profilo istituzionale, al di là di ogni colore politico, io ritengo che lui ha l'obbligo di ascoltarci. Quindi io ritengo che questo documento, così come il sindaco di Ottaiano l'ha inviato in modo epistolare, forse oggi è arrivato il momento di portarlo pro manibus, attraverso una delegazione, di andare direttamente a Roma, perché ha l'obbligo di rispondere, ha l'obbligo di farsi una passeggiata con le auto blu anche su questa strada, deve vivere anche lui il problema. E sono convinto che se si inizia a ragionare di squadra, forse diamo veramente la sensazione ai nostri cittadini di rivivere la parola e la funzione del sindaco. Grazie.